Prima di tutto vorrei veramente molto ringraziare le compagne e i compagni degli altri paesi che sono qui. Ovviamente tutte le oratrici e gli oratori, compresi quelli italiani naturalmente, perché hanno portato tutti un contributo importante. Io credo che ognuno di noi sia di qui conoscendo più cose e soprattutto conoscendo di più la situazione dei diversi paesi, ma nello stesso tempo avere un sentimento di partecipazione alle vicende, alle lotte, ai dolori, alle disgrazie, alle vittorie, ai successi, alle difficoltà che stanno incontrando, che ognuno di noi incontra nelle diverse situazioni della nostra lotta anticapitalista, del non accettare la realtà presente. E in particolare poi sicuramente, diciamo, il compagno greco, io sono stato in Grecia 15 giorni fa, ho conosciuto, partecipato a un meeting entusiasmante che è durato 5 ore il sabato sera, non avevo mai visto una cosa di questo genere qui, e quindi non lo so, per quel che è possibile io penso di dire ai compagni, alle compagne che sono qui, di poter trasmettere a tutti questi la nostra solidarietà, il nostro affetto, la nostra partecipazione alle loro lotte. Più che mai sono le stesse lotte. Più di 35 anni fa facemmo con i compagni della SEA di Barcellona, che era Fiat allora, un giornale che si chiamava Stessa Lotta, Misma Lucia. Poi la Fiat abbandonò quella fabbrica e noi interrompemmo anche quella esperienza, ma io qui la voglio ricordare anche da un altro punto, dal punto di vista linguistico, perché tra il catalano, lo spagnolo e l'italiano, i compagni che avevano costruito questa esperienza, la sezione della LCR spagnola a Barcellona e i circoli della FIA di Torino, della LCR italiana, io una volta entrai a una loro discussione e non dico: ma che lingua parlano? Perché avevano elaborato una nuova lingua che non era né l'italiano, né il catalano, né lo spagnolo. In un primo momento mi sembrava, diciamo, una nuova comunità che superava anche la Babele delle lingue, costruendo una nuova Babele, ma era che l'iniziativa solidale, la partecipazione e la lotta a questo. Poi, diciamo così, anche un altro piccolo ricordo personale, perché io ho rincontrato il compagno Andreu dopo più di 10 anni, ci eravamo visti in una riunione parigina, credo, vicino al Marais, credo, e dopo non ci eravamo mai ritrovati, io non partecipavo più alle riunioni internazionali, però oltre che ci siamo riconosciuti ieri in piazza, soprattutto quando lui mi ha detto che, diciamo, è grande ammiratore di Dante, di Leopardi, io è chiaro che sono senza difese nei suoi confronti, no, perché, diciamo, i due grandi nostri, il più grande ovviamente che è Dante, ma Leopardi, diciamo, soprattutto per i marxisti leopardiani o per i leopardi marxisti, diciamo, è un elemento di riconoscimento assolutamente fondamentale. No, così, diciamo, è perché l'internazionalismo è anche questo, cioè è anche riconoscersi tra compagni e compagni, anche una partecipazione, e anche sentirsi di fronte alle difficoltà, e tornerò tra breve, alla violenza ineguagliata dell'attacco capitalista, al fatto che abbiamo di fronte una classe determinata, decisa, che non fa nulla per caso, ma dal primo, da Draghi, ai membri della Commissione europea, fino all'ultimo esecutore, compreso l'ultimo assessore in un qualsiasi paese oggi, applicano le stesse politiche, tutti sui giornali e altrove, nulla è fatto senza costruire un immaginario collettivo reazionario, un'ideologia di accettazione di questa realtà, un contrastare chi lotta contro, e naturalmente oltre all'ideologia poi ci sono le forze repressive, come la compagna Nicoletta ci ha ricordato. Io ho sentito soltanto qualche settimana fa le difficoltà che hanno gli avvocati difensori in Val di Susa, nella Val di Susa, di rispetto alle vicende della Val di Susa, a difendere gli accusati, perché gli pongono ostacoli.
e posso dire che, diciamo, che questa realtà capitalista nella mia città, nella mia regione, si materializza in un perfetto blocco sociale che tiene insieme Banca Intesa San Paolo, la Fiat, gli eredi, l'apparato ereditato dal PD, dal vecchio Partito Comunista, i suoi agganci e la costruzione sindacale, poi mettete pure la Chiesa Cattolica, diciamo, insieme a questo, conclude tutto quanto l'apparato repressivo e giudiziario, che è un organo efficiente oggi decisivo nella costruzione della TAV. Senza l'apparato giudiziario, diciamo, sarebbe un'altra difficoltà. Questo è il blocco sociale che è, diciamo così, esemplificativo di quel che è internazionalmente e nazionalmente, ma che nella mia città e nella mia regione si mostra in tutta la sua materialità fisica, materiale, la fisica, che come sapete è rappresentato bene anche dall'affermazione di Chiamparino, che sarà il nuovo presidente della regione Piemonte, che una volta alla settimana si incontrava per giocare a carte con Sergio Marchionne, ovvero sia per decidere dei destini della città, dei lavoratori non solo torinesi, ma di tutta quanta i lavoratori della Fiat su scala nazionale. E quindi, diciamo, per noi questo è un momento in primo luogo di riflessione, l'abbiamo fatto in questi giorni, che non è solo elettorale. Vede che abbiamo parlato poco delle elezioni, però per noi ritenevamo che fosse importante in queste elezioni avere possibilmente una lista di sinistra, una lista radicale, anticapitalista. Non si è prodotto quel che avremmo voluto noi. Avremmo voluto una piattaforma, un'impostazione molto più radicale, più forte. Tra l'altro, già scherzato in Grecia, una volta la sinistra italiana insegnava un po' a tutti, era un punto di riferimento. Per fare una lista di sinistra in Italia in queste elezioni abbiamo dovuto utilizzare le lotte dei lavoratori greci, che non avevamo sostenuto adeguatamente in questi anni, nessuno della sinistra ha sostenuto adeguatamente, abbiamo dovuto utilizzare il profilo e la credibilità di Syriza e del suo leader per fare una lista di sinistra molto complessa. Noi l'abbiamo scritta con diverse posizioni, perché dentro questa lista si va da compagni e compagni che hanno posizioni radicali, anticapitaliste, rivoluzionarie, a compagni e compagne che noi siamo contenti, diciamo, gli proponiamo costantemente l'unità d'azione, i compagni di Sel e di Vendola, che chiaramente vogliono utilizzare quella lista al fine di avere un rapporto di forza più favorevole nei confronti del PSE, del Partito Socialista Europeo e del PD. Ad altri compagni, qui è andato via, mi si è anche scusato il compagno Russo Spena, che conoscete, diciamo, gli ho detto: semmai è un appello che vorrei fare, che dato che in quella lista Rifondazione rappresenta la posizione neo-keynesiana radicale, perché questa è la posizione che rappresenta, un invito è, diciamo, uscire in modo coerente da quell'esperienza lì e nel futuro di Rifondazione, ovvero sia assumere fino in fondo una posizione radicale, non più, diciamo, di strizzare l'occhio ogni tanto, di essere sensibili ai venti dei social liberisti, come purtroppo ancora in alcune regioni assolutamente questo partito è ancora legato, tanto per non fare il nome, la Toscana o la Sardegna più recentemente. Perché la ricostruzione di una sinistra passa attraverso i movimenti di massa, i movimenti sociali, ma ovviamente anche attraverso quelle forze politiche esistenti che dicono: non vogliamo andare a casa, vogliamo essere sul campo, di assumersi le loro responsabilità, perché noi abbiamo, le forze politiche hanno delle responsabilità, che le loro forze, i loro modesti strumenti organizzativi, la loro modesta credibilità sia messa al servizio della costruzione fino in fondo delle resistenze sociali. L'appello unitario che Roselin faceva, che nasce in Francia, è un appello unitario che anche facciamo qui e faremo immediatamente, perché contro Renzi, in cui vige la legge peggiore, che è la seguente, che il Presidente del Consiglio che viene dopo quello precedente è sempre peggiore di quello precedente, diciamo così, questa è la... Pensate, Berlusconi, Monti, Letta e infine Renzi, su cui dirò alcune cose, ma è una discesa, ovvero sì, è un approfondimento e un indurimento delle politiche dell'austerità. E diciamo,
Il quadro, quindi questo è un po' il quadro generale. La prima cosa, diciamo, che mi viene, una delle prime cose che mi viene a dire è il seguente, è di dire la crisi da dove viene, perché è come una tempesta, no? Appare agli occhi della grande parte delle persone. In realtà la crisi che noi conosciamo qui in Europa, la crisi è la combinazione di due elementi che sono la crisi generale del capitalismo da una parte e la crisi dell'Europa capitalista così come è stata costruita. È la combinazione di questi due elementi, diciamo, che la rende così terribile, così prolungata, così esplosiva, e da cui l'Europa oggi, l'Europa capitalista, risponde esattamente con delle scelte politiche strategiche tese a reggere la concorrenza intercapitalista mondiale. E questo in Europa si fa semplicemente schiacciando quello che il movimento dei lavoratori ha costruito negli ultimi, non solo negli ultimi 40 anni, attenzione, negli ultimi più di 100 anni. Certo, poi c'è stato l'intermezzo del fascismo e del nazismo che ha provato a distruggere queste conquiste, ma quindi è una dimensione, quando parliamo di ritorno all'Ottocento è effettivamente il ritorno al capitalismo selvaggio, che già lo vediamo, e l'ha raccontato molto bene prima Sergio, si insidua in tutte le pieghe della società, sui luoghi di lavoro. Fatevi raccontare, come sicuramente è facile farsi raccontare, qual è la condizione di chi lavora oggi, che è entrato nel regno della precarietà, che cerca, che è disoccupato e cerca, e vedrà che potrà facilmente riconoscere storie del passato, di un lontano passato, o perlomeno di un passato un po' meno lontano, dopo la guerra, ma si era dopo la guerra, dopo la distruzione. Poi è cominciato l'accumulazione delle forze, delle conquiste, dei diritti che oggi vengono rimesse tutti quanti in discussione. E le politiche di austerità, ci dicono intanto, le politiche di austerità, dicono quelli più razionali, quelli dice ma come? È chiaro che se tagliate i salari, le pensioni, se avete un esercito industriale in Italia o altrove di 3 milioni di persone, è chiaro che non ci sono i consumi, è chiaro che non c'è la crescita. Ma perché invece non si fa questo? Domandano, facciamolo questo, rifacciamo di nuovo delle politiche neo-keynesiane. Com'è che non capiscono? Avete sentito qualche volta anche in fabbriche che chiudono, io sono andato dai lavoratori che dicono ma se quelli del governo vedessero, noi siamo una fabbrica buona qui, non può essere chiusa, portata altrove o chiusa semplicemente, se quelli del governo venissero qui a leggere le cose, a capire, farebbero diversamente. No, esattamente questa è la cosa. Perché non fanno le politiche neo-keynesiane? Perché non fanno le politiche neo-keynesiane? Per un semplice motivo, che hanno fatto tutte queste politiche esattamente per ristabilire il saggio di profitto, per garantire le rendite. Se loro facessero politiche neo-keynesiane, è vero che apparentemente ci sarebbe un miglioramento dell'economia, più consumi, ma ci sarebbe una riduzione del tasso di profitto che con difficoltà hanno restaurato in molti paesi, e questo comporterebbe, questo sarebbe un danno per loro, è chiaro, e non è neanche detto che significherebbe un reale sviluppo, perché i capitali internazionali si muovono facilmente, se il saggio di profitto, il tasso di profitto è troppo basso, lo fanno già adesso, ma si sposterebbero lo stesso. Ma dietro c'è una scelta più profonda, più forte, è una scelta politica. Lo fanno per questo, lo fanno perché in questo periodo storico hanno scelto di porre fine a un'anomalia storica, in particolare costruito sul continente europeo, dove una classe subalterna è riuscita a organizzarsi in modo stabile, forte, di coscienza, di organizzazione, di capacità di condizionamento, di conquiste di diritti e di lotte, e questo deve essere distrutto. E loro ne hanno una coscienza consapevole. La nostra classe non ha più coscienza di se stesso, ma loro hanno coscienza di quel che serve per la difesa dei loro interessi, e lo praticano fino in fondo, dal giornalista della televisione al tirapiedi che troverete ovunque nei giornali.
senza nessun, diciamo, è una cosa che hanno dentro in qualche modo, e comunque si trasmette. Il ruolo della scuola è esattamente trasmettere l'accettazione di questa realtà come una realtà naturale, obiettiva, esattamente al grande della popolazione. E le sconfitte servono a questo. Io insisto anche, sento sovente dire, siamo stati sconfitti in primo luogo sul piano culturale, perché sono passate le idee degli altri. Va fatto un cambiamento, non è esatto questa cosa qui, è solo l'apparenza. Cioè è ovvio che domina la cultura e l'impostazione degli altri, ma noi siamo stati sconfitti perché abbiamo perso molte lotte, perché ci hanno sconfitti sul campo, perché hanno disgregato la nostra classe, perché l'hanno semplicemente precarizzata, perché non abbiamo fatto le battaglie che andavano fatte, perché avevamo delle organizzazioni sindacali che una dopo l'altra hanno ceduto tutta una serie di elementi, e questo ha lasciato i protagonisti, i soggetti della nostra classe soli di fronte alla violenza dell'offensiva degli altri. E qui accetti l'odologia dell'altro, che si esprime in termini molto semplici, quando ti dicono, io lo ripeto, mio figlio per fortuna l'hanno assunto, piglia 300 euro al mese, ma almeno fa qualcosa, lavora e non sta a casa, capite? È l'accettazione della sconfitta. Oppure, come anche l'altro giorno rivedendo dei miei colleghi, dicono sì, noi avevano proposto di tagliarci il salario, ma non l'hanno fatto, noi siamo tutto sommato in una condizione ancora accettabile, è meglio, non lamentiamoci. No, tu invece, lavoratore del pubblico impiego, devi lamentarti perché ti hanno bloccato il salario, lo stipendio da 4 anni ormai, è scritto già fino al 17 che resta così, e adesso con il nuovo documento di economia e finanziario si arriva al 2020. Rispetto a questo, tu devi lottare contro questo, perché lottando aiuterai anche quelli che non hanno un lavoro, perché creerai un clima diverso, una possibilità diversa per far assumere delle persone. Quindi questo è, diciamo, loro sono coscienti, fanno quello perché vogliono una sconfitta storica del movimento dei lavoratori. Secondo elemento, che è l'elemento del governo Renzi. Allora, il governo Renzi arriva dopo, non dimentichiamo quel che è avvenuto, la crisi ha liberato 1 milione di lavoratori, liberato vuol dire cresciuti. I dati italiani sono i seguenti, 3 milioni e più di disoccupati, 3 milioni che non cercano neanche lavoro, 9 milioni di poveri, 1 milione di persone che non può usare più la sanità per varie ragioni, 40% di disoccupazione giovanile, sono le cifre di un diluvio, eppure non c'è reazione. Qui bisognerà dare una spiegazione perché non c'è reazione a questo tipo di cosa qui, e magari trovare anche qualche imputato rispetto a questo elemento. Abbiamo avuto la precarietà generalizzata, le pensioni che non esistono più o andrà in pensione chissà quanto, tagli massicci agli enti locali, perché questa è la cosa semisconosciuta, ma gli enti locali sono stati tagliati in modo permanente negli ultimi anni 15 miliardi di euro, alla sanità più o meno la stessa cifra, no? E le misure del governo Berlusconi, che era un furbo, stanno entrando in funzione nel 2014, quindi noi stiamo precipitando in sabbie mobili verso il mare, oppure, se vogliate un'altra espressione, l'acqua comincia a salire, cioè misure prese molto tempo fa sono operative adesso, compressioni salariali e i contratti che non valevano già più nulla. Solo che adesso abbiamo un altro passaggio. Primo, la riforma istituzionale c'entra qualcosa. La riforma istituzionale si dà in pasto all'opinione pubblica un'idea di modernizzazione, di nuovo, quando invece è il ritorno al molto vecchio. Noi non siamo mai stati dei patiti totali della Costituzione più bella del mondo. La Costituzione più bella del mondo era un compromesso all'interno della borghesia
e col movimento dei lavoratori molto forte dopo la guerra, che costruiva un sistema di relazioni, di equilibrio di potere e di mediazioni tali da garantire tutti, ma in qualche modo da garantire anche perlomeno l'accesso ad alcune riforme che poi sarebbero state conquistate con la lotta dei lavoratori. E perché l'hanno fatto? Perché c'era il fascismo dietro, perché c'era uno che decideva tutto quanto e che decideva in modo rapido, ma esattamente invece il sistema costituzionale era tale da permettere anche decisioni eventualmente più lente ma più mediate. Questo era il senso. Mica non è stato possibile lo sviluppo del capitalismo in Italia con quella Costituzione, assolutamente sì, ma aveva una serie di passaggi e mediazioni tra i vari settori della classe borghese e, diciamo, nel rapporto col movimento dei lavoratori. Oggi, diciamo, la riforma istituzionale, cioè quella che aboliamo il Senato e le province, no? Risparmiamo soldi in questo modo qui. No, è un pezzo di democrazia borghese. Noi siamo per la democrazia operaia, per i consigli di fabbrica, e quella sappiamo che ormai sarà la soluzione. Però bisogna capire cosa stanno portando via. In realtà le persone pensano, tagliano quella roba lì così io avrò più salari o più pensioni. No, tagliano quella roba lì per garantire maggiormente le rendite finanziarie. Privatizzano tutto quanto per trasferire ogni anno, perché questo è quel che c'è nel DPF, 12 miliardi ogni anno di svendita dei beni pubblici nei prossimi anni, e quella roba lì saranno svendute. Se sono vendute decentemente saranno in ogni caso regalate dai privati e serviranno a finanziare anche quello, il debito, cioè la rendita finanziaria. È una nuova, e Renzi è stato messo lì per fare questa operazione, per fare un'operazione da cui dice tutto nuovo, alzo la voce in Europa, colpisco i manager pubblici, faccio questa così, mentre nello stesso tempo si appresta non a gestire, si appresta a mettere avanti un ulteriore scalino verso il basso delle politiche di austerità. Per me il documento di economia e finanze dell'altro giorno è un passaggio ulteriore verso la Grecia, verso la situazione greca. Devo dire che l'avevo la prima lettura sui giornali, però poi la lettura successiva lo testimonia ancora di più. E se leggete anche solo l'introduzione che non ho il tempo assolutamente di fare, sono messi proprio tutti in ordine queste cose qui. In ordine sono la riforma istituzionale, tagli massicci alla pubblica amministrazione, ma di dimensioni terrificanti. Cioè, tenete conto che se facciamo la somma del precedente, sono già decine e decine di miliardi. Con questa ipotesi qui, a grosso modo, si arriva facilmente a 32, 40 miliardi. Ho letto le cifre più diverse perché non sono in grado ancora di darle con definizione. Cioè, in poche parole, si riesce a dire che i tagli che devono essere fatti all'alto manager di Stato sono la stessa tipologia di tagli che deve essere fatto all'impiegato pubblico, e sono decine, centinaia di migliaia di licenziamenti, perché questa è la prospettiva futura, una società assolutamente più barbarica. Poi quel che verrà dato ai lavoratori in termini di sgravi fiscali, questo non si evince ancora dal documento di economia finanziaria, ma al decreto che faranno il 18 aprile. E secondo me ci saranno delle belle sorprese all'interno di questo, ma soprattutto le sorprese ci saranno quando il DPF indica solo delle cifre, ma indica delle cifre particolarmente allarmanti, come un compagno molto più bravo di me in economia mi ha fatto osservare l'altro giorno al telefono, che sono l'entità percentuale dell'avanzo primario. L'avanzo primario è quella cosa che ci deve essere, diciamo, tra le spese, le entrate e le spese, che ci deve essere un avanzo, tenendo da parte gli interessi del debito. Perché questo? Perché se c'è un forte avanzo primario, tu puoi cominciare a pagare, oltre agli interessi dei debiti, anche il debito pregresso, il debito storico pregresso, ed è il famoso fiscal compact, quello che obbliga l'Italia
ogni anno a partire dal 2015, poi farò una precisazione immediatamente dopo, quello che impone all'Italia a partire dal 2015 una riduzione di un ventesimo ogni anno del debito storico, che ha raggiunto nel frattempo, da quando si comincia a fare sacrifici, che era il 124% del PIL, adesso quest'anno è arrivata al 132% del PIL. Quindi non è diminuito, ma è cresciuto ancora, esattamente come in Grecia, diciamo in dimensioni ancora più contenute, ma esattamente come in Grecia. Quindi dal 2015, oltre alla manovra per tenere i conti annuali in ordine, occorrerà anche fare l'intervento di 50 miliardi ogni anno per cominciare a ridurre il debito. Che cosa ha detto e propone Renzi all'Unione Europea? Ha detto: guardate come siamo bravi, stiamo privatizzando, vi abbiamo liberalizzato completamente il lavoro, no? Con il Job Act, riduciamo fortemente la spesa pubblica, per favore dateci un anno in più prima di cominciare il fiscal compact. Cioè chiede di spostare al 2016 l'applicazione di quella regola terrificante del fiscal compact. È questo tutto il cinema di Renzi, che va in Europa, che gliela conta la Merkel, a quell'altra, eccetera, una bella parlantina. Tra l'altro, per ritornare ancora a Dante, è terribile che, diciamo, qualcuno, che una città che ha avuto Dante poi abbia Renzi, ma diciamo così. Allora, cioè, questa è la, quindi chiede praticamente quello che loro stanno mettendo in piedi, un gigantesco meccanismo di estrazione dalla società, dalla produzione sociale, cioè da là dove si crea la ricchezza, per trasferirle a rendite e profitti. Ma questo è il meccanismo messo in piedi dal debito, messo in piedi dalle politiche europee. Questa è la cosa sostanziale. Solo che il dramma, noi non siamo riusciti a farlo capire poco niente questa cosa qui. Non siamo riusciti neanche a far capire chi sono i veri nemici. Sì, vagamente le banche. Ma che sia una classe sociale che pratica questo non è compreso. Non siamo riusciti neanche a organizzare una mobilitazione decente rispetto ad altri paesi che desse delle speranze. Ci sono lotte molto dure, isolate anche, difendere la fabbrica, difendere quel determinato servizio. Ovviamente tutte quante finiscono male o finiscono con modestissime o parzialissime mezze vittorie o mezze sconfitte che saranno rimesse in discussione sei mesi dopo. Vedremo come andrà l'Electrolux, vedremo come andrà da altre parti dove apparentemente si è bloccato l'attacco più violento ai padroni, ma loro già lo sanno. Quando l'Electrolux dice chiudo una fabbrica, dimetto il salario, ne licenzio un altro po', sa che non può ancora ottenere tutto immediatamente, ma sa che nella trattativa otterrà la parte sostanziale di questi obiettivi, sostanzialmente una riduzione del costo del lavoro e un aumento dello sfruttamento dei lavoratori. Questo è l'obiettivo, e un po' alla volta vanno avanti e non c'è nessuna risposta d'insieme comune. Allora, il problema qui torna a noi e poi concluderemo. Allora, vogliamo provare a costruire oggi una resistenza a tutto questo? E questo da dove passa? Passa soltanto da una coscienza accresciuta delle forze politiche, delle sinistre sindacali, delle forze degli stessi movimenti sociali. La Valle ha unito un po' tutti, ed è bene, però quello spirito di unità o diventa uno spirito di riuscire a costruire nazionalmente la resistenza e la lotta con quegli stessi soggetti che hanno partecipato, e quindi a dare una credibilità nazionale alla possibilità di reggere questo scontro, oppure non ce la facciamo. Per questo facevo l'appello anche a Rifondazione. Anche a Rifondazione, diciamo così, i passaggi elettorali, noi abbiamo costruito in Piemonte la lista insieme a Rifondazione, insieme a altri soggetti del movimento sociale contro Chiamparino. Ma questo è solo perché c'era Chiamparino. Se ci fosse stato qualche altro candidato del PD, che cosa succedeva? Probabilmente le sirene di questa, della Bresso per esempio, avrebbero avuto ben più peso rispetto a certi compagni di Rifondazione.
qui diciamo non ce n'è proprio più, diciamo, non è che col social liberalismo è possibile oggi avere una mediazione, pensare di poterlo condizionare. Diciamo, in fondo non è riuscito a farlo quello che era un grande partito, che era Rifondazione Comunista. È tutto sommato che, diciamo, possiamo fare tutte le critiche a Bertinotti che vogliamo avere, ma sapeva gestirsi anche a livello mediatico, diciamo, alcune proposte. E sapete com'è finito? Sapete? Ed è chiaro che, diciamo così, anche Syriza e i compagni di Syriza, tanto più si avvicini la possibilità di un successo elettorale e di accedere al potere, si troveranno a fronteggiare due corni. Da una parte la destra e l'azione controrivoluzionaria delle forze borghesi, dello Stato e di tutto quanto, e dall'altra parte le sirene, le lusinghe, il fatto, i condizionamenti che poi aprirebbero la strada, se accettati, semplicemente alla catastrofe della sinistra anche in quel paese. Per cui noi, diciamo, l'invito che ci faceva lui, tanto più noi abbiamo bisogno della lotta e della lotta vittoriosa in Grecia, ma la Grecia ha bisogno del sostegno e delle iniziative della lotta in tutti gli altri paesi. E se vince... E qui vengo all'altro dramma che c'è. Allora dici, vabbè, però a questo punto le organizzazioni sindacali... Ora, ha già raccontato bene Sergio, che mi permette di evitare di dilungarmi su questo. Ma contemporaneamente c'è una conseguenzialità. Tu fai le riforme istituzionali antidemocratiche per tagliare fuori la sinistra dal Parlamento, ok? E serve avere delle voci in Parlamento, no? Questa è la cosa. Due... Fai una politica, passi a una terza fase delle politiche dell'austerità massacrante, che divide tra l'altro i lavoratori privati dai lavoratori pubblici. Terzo, non basta questo, dice, ma poi se tutto questo, se c'è una reazione, una ribellione, le mobilitazioni dei lavoratori, tutto questo disegno non quadra. E allora cosa faccio? Mi invento un nuovo patto corporativo coi sindacati, in cui io assicuro, vedremo fino a quanto, ai sindacati un apparato, la sopravvivenza, anche loro difendono i loro posti di lavoro, i funzionari sindacali, è legittimo difendere il loro posto di lavoro, ma dovrebbero difenderlo, diciamo, perché sono in grado di costruire la mobilitazione e la difesa del posto di lavoro dell'insieme della classe, lavoratrice. E si inventano questo patto corporativo che garantisce gli apparati, apre a qualsiasi deroga rispetto ai contratti nazionali di lavoro, che resteranno soltanto più come un'etichetta, ma soprattutto mette una camicia di forza per quei sindacati, per quei militanti sindacali, per quei rappresentanti sindacali che volessero, nonostante tutto questo, lottare e aiutare i lavoratori a mobilitarsi a lottare. E allora lì scatta la repressione interna. Cioè scatta semplicemente il meccanismo sanzionatorio per impedire questa lotta. Se poi non bastasse il meccanismo sanzionatore, c'è sempre quella cosa che si chiama magistratura, esattamente gli strumenti dell'apparato dello Stato. E se qualche lavoratore si mobilitasse troppo, uscisse nelle strade, facesse troppo casino, in fondo c'è sempre, pur sempre, la vecchia celere, che non è più la celere che dei miei tempi, ma l'avete vista anche ieri, come si dota e come semplicemente le certe manifestazioni sono manifestazioni che semplicemente si svolgono dentro un canale poliziesco, perché tutte le strade sono bloccate da una parte all'altra, uno che voglia anche smettere di scappare o smettere la mobilitazione non può farlo. Ieri era piuttosto terrorizzante il passaggio nel tunnel, diciamo, mai più. Quando mi hanno detto il corteo passa nel tunnel, io ho detto ma siete proprio matti, diciamo, siete proprio matti pensare che un corteo possa passare, cioè diciamo è una cosa. E questo indica anche che bisogna che una parte dei compagni della sinistra sappia un po' crescere, perché come mi sono sentito dire ieri, poco prima che succedessero i casini, no, ma è concertato. Si fa, diciamo, c'è l'estetica dello scontro, se ne fa un po', però solo fino a un certo livello. Io gli ho detto sì, però dato che il concertato è tra due parti, il problema è che una parte, diciamo,
è libera, deciderà lei se è concertato o non è concertato, o fino a che punto è concertato o non è no, concertato. E io anche penso che, diciamo così, si può far tutto in politica, nella lotta di classe, e non saremo certo noi ad essere pacifisti, perché è inevitabile che nello scontro sociale ci sia scontri duri, eccetera. Però ai miei tempi i servizi d'ordine servivano per fronteggiare la polizia, e in caso di problemi erano esattamente i servizi d'ordine che permettevano il deflusso dei cortei, degli altri, magari quelli che hanno i bambini e la famiglia, e fronteggiavano a quel punto le cariche della polizia. Ieri non è andato esattamente tutto così. Ieri non è andato esattamente così. Quindi, diciamo, la regolata vale per tutto, vale sulla destra, ma vale anche per qualcuno che è a sinistra e si ritiene a sinistra. E c'è un problema di democrazia, perché, diciamo, la democrazia è anche discutere tutti insieme che cosa si fa, e queste anche delle cose che hanno insegnato la Valle, le mobilitazioni della Valle. Poi si difende, esattamente, questo permette anche di difendere tutti, assolutamente tutti, dalla repressione. Però le cose devono essere costruite insieme, fatte insieme, per poter efficientare. Lo dico perché queste situazioni, tanto più se la lotta di classe andrà avanti, si ripeteranno. Non è che non ci sarà, cioè ci sarà necessario ancora di più l'autodifesa, non meno, diciamo, delle lotte dei lavoratori. E infine, perché alla fine ho parlato tanto dell'Italia, ma molte cose l'avevano già detto altri compagni e compagne, mi permette di dire questo. Sull'Europa ci sono tante posizioni oggi. C'è la posizione dei borghesi che dicono: guarda che bella l'Europa, adesso riparte la ripresa, facciamo qualche correzione e siamo a posto. È comunque un passaggio obbligato, non c'è altra alternativa. Ci sono quelli socialliberisti o amici dei socialliberisti che dicono: no, ma facciamo un po' più di misure sociali, però si può essere tenuto questo quadro qui. C'è quelli che dicono: torniamo indietro, non va bene, non ha funzionato e tutto qua, ritorniamo agli stati nazionali, svalutiamo la moneta, ricreiamo la moneta, svalutiamo la moneta, entriamo in concorrenza. Bravi. È esattamente, diciamo così, questo non abolisce l'austerità, semplicemente, esattamente per reggere la concorrenza sei costretto tu stesso a introdurre le politiche di austerità. Oltre che, in una situazione di questo genere, io mi gioco la camicia, usiamo questa vecchia espressione, che a governare siano le sinistre. In questa situazione, con questa impostazione, sono le destre che prendono il sopravvento, perché è l'ideologia tipica delle destre, è l'impostazione delle destre, è il nazionalismo delle destre, è tutto il modo di pensare delle destre. E questo significa contrapporre la mia classe operaia a un'altra classe operaia, come già è oggi. Perché oggi, se chiudono la fabbrica in Serbia o se chiudono la fabbrica in Polonia, quelli italiani quasi sono contenti, dice: vita mea, mors tua. E diciamo, un tentativo serio di provare a, almeno a livello di grandi multinazionali, parlo dell'auto in primo luogo, di coordinare gli sforzi in comune, che sarebbe il primo compito di un'organizzazione sindacale, perché questa cosa qui si è posta fin dagli albori del movimento operaio. Agli albori del movimento operaio i lavoratori tessili biellesi vedevano malissimo se arrivava qualcuno da fuori a cercare lavoro e veniva assunto, perché voleva dire che si abbassava anche il suo salario, o ce l'aveva con, o se, per esempio, dice, c'era un'altra fabbrica che veniva mangiato, acquisito da un'altra parte, e chiudeva e rafforzava loro. Ma il movimento dei lavoratori sindacali partì esattamente dall'idea che invece bisognava unificare tutti questi settori in una lotta prima regionale e poi nazionale. Per questo è nata la Confederazione Generale del Lavoro più di 100 anni fa. L'idea stessa della confederalità, che ce la smenano sempre, è questa, è l'unità dei lavoratori. E quindi noi a questo livello dobbiamo provare a lavorare. È difficilissimo, certo, questa cosa qui, ma c'è questa nostra posizione, che è la posizione di dire: io poi sono, diciamo, io 16 anni fa ho scritto un articolo quando è nato l'euro, dicendo: è una sconfitta del movimento dei lavoratori.
e diciamo, non ve lo leggo perché è troppo tardi, ma ho scritto quel che sarebbe successo, ma non perché sono preveggente, non perché sono la Sibilla di Cuma, ma semplicemente perché l'apparato su cui mi sono formato e le discussioni collettive con gli altri compagni mi facevano capire che quello è il disegno e che questo sarebbe stato il meccanismo infernale. Per questo dobbiamo costruire anche delle organizzazioni, perché le organizzazioni sono la memoria, sono la formazione, sono la trasmissione delle esperienze positive e negative della lotta di classe. Una volta sembrava l'ABC, adesso tutto lo faceva, si comincia da zero, tutto ricomincia da zero. No, non ricominciano da zero. I nostri avversari invece hanno ben cosciente quelle che sono state le loro vittorie, come le hanno ottenute e i loro interessi di fondo. Poi invece con la scuola confondono le idee a tutti gli altri, ma nelle loro alte scuole queste cose le trasmettono, perché sono la classe dirigente, e poi questo scendono sotto forma di ideologia, di falsa coscienza attorno alle classi superiori. Quindi noi dobbiamo, cioè in tutta la nostra attività è questo, noi non possiamo avere un approccio sull'Europa che parta solo dal piccolo, diciamo quel che capisce immediatamente la persona. Da quando c'è l'euro sto peggio. Più complicata la cosa, sta peggio perché hanno cominciato ad applicarsi le politiche dell'austerità, non solo per un fatto monetario, è questa la faccenda. Noi partiamo dal ripudio, dal rigetto delle politiche di austerità, perché attraverso questo noi vogliamo costruire un sentimento comune, un'unità, una solidarietà e possibilmente delle piattaforme comuni al di sopra dei paesi, cioè far capire anche al lavoratore dell'Indesit qui o della FIA che quello succede in Polonia è anche la sua storia, non è solo la storia di quegli altri. O noi vinciamo questa battaglia, o vincono la destra o vince la borghesia, e dato che diciamo così da questa crisi europea si usciremo solo con grandi rivolgimenti, non è che da finire la nottata, come pensano quelli di Sel o di altri, o magari non lo pensano, ma lo dicono ipocritamente, è tutta una grande costruzione e ipocrita. È pazzesco, diciamo così, la lettura del DPF nell'introduzione, diciamo, io per facessi delle lezioni sul concetto di ideologia in Marx, anzi se le farò, userò d'ora in poi l'introduzione al decreto, al DF, per spiegare che cos'è l'ideologia, cioè far diventare una cosa che è obiettiva perché le loro politiche, ma come normale della natura, prodotta dalla natura, e che quindi si deve fare attraverso cui convincere, come diceva appunto Chiara, che fin da piccolo che questo è il mondo, ma è già così in parte. Perché noi abbiamo, quelli della mia età hanno ancora coscienza dei diritti passati, ma un giovane di 20 anni, di 30 anni, sempre precario, eccetera, è solo perché glielo racconta suo padre. Quali erano i diritti, quali erano le cose, che esisteva quei 1000 che lavoravano al deposito ferroviario e che erano competenze, che erano sicurezza, che erano lavoro, che erano democrazia, che era la storia anche della resistenza dietro. Era tutte queste cose qui. Allora, è impossibile trasmettere questo? No. È possibile non perché facciamo tante scuole, bisogna fare anche le scuole trasmettere queste cose, ma soprattutto perché costruiamo un comune sentimento, comuni piattaforme, comuni iniziative a livello nazionale e al di sopra delle oltre frontiere, in cui prevale il collettivo, prevale non l'io semplicemente. Io spero che me la cavo dal famoso libro, ma prevale l'idea che la libertà individuale è anche la libertà e soprattutto la libertà è libertà se collettivamente si costruisce la trasformazione e la lotta, perché solo in questo modo sei veramente libero, perché sei nello stesso tempo dentro un processo collettivo di trasformazione alla realtà e nello stesso tempo trasformi anche se stesso e sei libero anche te stesso. Perché dico questo? Perché tanti si incontrano e ognuno dice no, ma io sono libero, io la penso, non voglio l'organizzazione, non voglio che mi opprime. Ci sono pessime organizzazioni, no, non c'è dubbio, ma senza organizzazione c'è un'altra organizzazione suprema che comanda sopra di noi. Oggi si chiama neocapitalismo, si chiama lo Stato, si chiama diciamo questa fase del capitalismo, di questa accumulazione capitalista. Noi dobbiamo recuperare anche il gusto
che è bello, dell'azione collettiva, che dà anche una soddisfazione personale, possiamo usarla, e che permette effettivamente la liberazione di tutte e tutti, che è ovviamente il nostro obiettivo. Per questo siamo realisti, essere realisti non ci si può accontentare di qualcosa. Ah, tornasse un po' dei vecchi tempi. No, non tornerà dei vecchi tempi. Non tornerà neanche la più bella Costituzione del mondo, anche se io mi batto contro i suoi cambiamenti. Tornerà più realisticamente, come speriamo, la Repubblica dei lavoratori, delle lavoratrici, la Repubblica dei consigli di fabbrica, la Repubblica della partecipazione diretta delle classi popolari al governo dell'economia e della società. Grazie.